Bene, eccoci qua di nuovo, adesso non si può neanche la musica. E partiamo con la nostra rubrica per la millesima volta. Io ed Elena Magica, saluti da Elena. Ecco, Ciao, ciao. ormai siamo stufi di riprovare. Allora, oggi andremo a esaminare, avete già capito perché l'abbiamo detto 50 volte, Sagittario, Vergine e Scorpione. Ripetiamo, già che ci siamo, visto che la facciamo seria e si sentiva abbastanza bene, facciamo gli auguri alla mamma di Ettore Marco Puzzolo, che è Sagittario. Auguri! Bene, Auguri. allora, Sagittario, partiamo subito col segno di fuoco. Governato da Giove, Nettuno indica il lontano allargamento dei propri orizzonti, l'amore per i viaggi e i rapporti con l'estero e gli stranieri. Il nativo è portato a soffrire di strappi muscolari e di infiammazioni del nervo sciatico. Bene! Pietre portafortuna, lapislazzuli, pietre ho fatta. Lapislazzuli, va bene. E granata, brillante, turchese. Sempre a correggermi, Elena. Allora, partiamo allora con la seduzione per l'uomo di nuovo. Elena, vai. Allora, la prima regola da seguire per attirare l'attenzione del vostro uomo sagittario è di sfregarlo con conversazioni ispirate e allegre. Quindi, se per sbaglio vi è morto qualcuno quel giorno o state male, non lo so, avete il ciclo, dovete sorridere comunque. Ecco, Ecco. perché Sagittario è un uomo troppo innamorato della vita e quindi non sopporterebbe una donna troppo malinconica o comunque triste. Quindi dovete, ad esempio, chiedergli anche di accompagnarvi a vedere magari qualche partita di calcio, se vi piace, o qualsiasi altro sport, andare a una corsa dei cavalli, a un rally automobilistico, perché lui ama tantissimo lo sport e soprattutto gli piace quello che si pratica all'aria aperta. E in ogni caso, però, l'amore passa sempre per la gola, come dicevano appunto anche i vecchi saggi, scusate. Invitate quindi il vostro caro Sagittario ad una cenetta, diciamo, casalinga senza troppe pretese. Si fa per dire, ovviamente, naturalmente, perché di pretese Sagittario ne ha moltissime, infatti è molto complicato comunque anche questo qua come segno. E vai! Vai. Infatti, dietro una parvenza così casual, nasconde un temperamento estremamente convenzionale e un gusto, diciamo, molto raffinato. Quindi, come ben sapete, per preparare questa benedetta tavola per invitarlo a cena, dovete avere delle cose assolutamente originali. Per esempio, non so, anche l'argenteria vecchia di vostra zia, di vostra nonna, quella del 1925, fa conto. Ecco, quindi deve essere una cosa assolutamente raffinata, e anche appunto le decorazioni e soprattutto anche la musica, ovviamente deve essere molto romantica, è uno sottosfondo musicale, quindi anche molto intrigante. Poi dovete tenere presente che il vostro amore appartiene, diciamo, al segno più esotico dello zodiaco, ma anche essendo dominato quindi da Giove, possiede anche un ottimo appetito, quindi appunto gli piace mangiare bene, ma anche cose molto particolari. Quindi una soluzione per voi è quella di preparare, diciamo, una cenetta magari orientale, un pollo alle mandorle, quaglie alla menta, potete farvelo consigliare da Nicolas, che va alla rubrica Orgasmo Culinario, magari vi dà la ricetta, e altre delizie di questo genere. Quindi dovete usare anche il massimo scrupolo anche per l'abbinamento, diciamo, per quanto riguarda delle bevande col cibo. E Sì. poi, per ultimo, l'abbigliamento dovete avere un'aria molto raffinata, ma non da gran seduttrice, quindi un abbigliamento classico, elegante, ma non troppo provocante. Ricordiamo che comunque Sagittario è un segno molto romantico, quindi appunto puntate sul romanticismo.
E dovete cercare di non affrettare troppo i tempi, perché potrebbe rovinare, diciamo, la vostra tattica di seduzione. Quindi con calma e bene, ecco come si dice. Ecco, piano e ben, come si Passiamo dice. adesso alla donna. Bene. Sì. Cara signora mamma di Marco, ripetiamo anche per lei. E aggiungerei anche, allora, la donna Sagittario è una donna simpatica, capricciosa, non me ne voglia, volubile e amazzone. Se siete noiosi, pigri o peggio che mai, persone che vogliono stare a casa, grattarsi la panza sul divano, è meglio che dimentichiate la donna Sagittario. Lei vuole divertirsi in continuazione e non le manca mai l'energia per uscire, anche quando ha fatto 10 ore di lavoro. Quindi lei ha sempre voglia di andare a prendersi un po' d'aria. È sincera e cordiale, ma diventa sarcastica e scostante se non riceve almeno una lettera d'amore al giorno. Eccoci. Riempitila di regali di ogni tipo, svariate da qualsiasi cosa, cioè dal semplice, come dicevo prima, plic di portadocumenti alla collana di diamanti top di gamma. Se, Swarovski, così, tac. ovvio, che arriva comunque Ok. sempre, anche lei come l'uomo, esotica. Quindi comunque gli piacciono le cose sbrillanti, un po' colorate, no? Quelle cose Sbrillante. sbrillanti, bene. Comunque, è sempre rispettare sempre la forma, che deve essere come lei, divertente e originale. Corteggiatela assiduamente, invitandola in vari posti, quindi proprio dovete cioè, come si dice, ma in tutti i posti. Cioè, a lei piace girare veramente dappertutto, ascoltare concerti, assistere a proiezioni di vecchi film dall'avanguardia, le mostre canine. O meglio ancora i comizi politici. Che cavolo è? Vabbè. E dopo. E senti, cara, andiamo a ascoltarci un comizio co politico? Ma certo, che Subito. bello! Ecco. Quindi dovete svariare in ogni forma e in ogni dove. La cena. Una bella cena sontuosa a base di aragosta, gran seole o chi più ne ha più ne metta. Prelibatezze che bisognano consumate in un ristorante alla moda e vi sarà anche più facile con i tempi con lei, no? Quindi attenzione comunque a mantenere sempre un comportamento da compagnone, ma nel suo tempo anche corretto verso di lei. Una mossa troppo diretta o troppo chiara e tutto va a puttane, come si dice. Quindi create anche l'atmosfera a casa, champagne, frutta, quelle cose lì, un'atmosfera esotica, anche la donna quindi è molto esotica, intrigante, no? Che richiami. Andate tutti ai Caraibi, dai, Ecco, la no. top di gamma, senti, allora, volevo fare l'uscita con te, però, andiamo direttamente in vacanze ai Caraibi, ti va bene? Ma certo. Assolutamente. E quindi, sempre carezze, gli piacciono molto le coccole a questa donna Sagittario e bisogna adularla e vezzeggiarla, no? Come se fosse un morbido gattino. Ecco, e presto vi troverete ad amare una splendida pantera. Bene, andiamo sul nostro segno del carissimo Roberto De Angelis, segno dello scorpione, segno d'acqua governato da Marte e Plutone. Nella ruota zodiacale corrisponde all'ottava casa astrologica che parla di morte e rinascita, no? Pietre porta fortuna, caro Roberto, topazio, rubino, granata e corallo rosso. Adesso, cara Elena, dovrai sedurre Roberto De Angelis. Dai, buttalamo! Con calma, comunque voglio innanzitutto ricordare che lo scorpione è la seduzione, cioè lui è il segno per eccellenza della seduzione, quindi verranno fuori delle belle. Soprattutto voglio da Roberto che mi dica se diciamo ci ho azzeccato o meno. Allora, un nativo dello scorpione possiede sicuramente tanti difetti, ma possiede anche delle qualità tali da farveli dimenticare tutti in fretta. Lo scorpione maschio è molto passionale, violento, mutevolissimo, ma anche terribilmente appassionato, altruista ed è molto eccitante. Possiede un'intelligenza brillante, un senso critico molto sviluppato, per cui con lui non dovete recitare.
Se lo ammirate dovete dirglielo, se invece vi fa cagare dovete dire lo stesso, perché lui vuole onestà e sincerità, quindi o è bianco o è nero. Ecco. Ecco, comunque. Preferisce di gran lunga quindi una donna decisa, le moine e le smorfie abbiamo già detto no, assolutamente no, non Ma fanno no, Calo, per ti prego, portami fuori, ti prego. No, non va bene così. Contraddittoria com'è, lasciami andare avanti. Mi scusi, signora Elena Magica. Allora, contraddittoria com'è, non apprezza comunque neanche le cose facili. Quindi dovete fare un po' le preziose. Perché a lui comunque piace comunque anche un'aria di mistero, no? Chiudete la Quindi non farfallina dovete. dentro alle mutande, non datagliela subito! Quindi non dovete gettarvi subito ai loro piedi perché sarebbe troppo facile così, che dopo gli passa la voglia. Quindi dovete prima, diciamo, conquistare la sua amicizia, la sua lealtà, la sua fedeltà e poi ottenere tutto il resto. Passato, diciamo, il giusto tempo, è il momento dell'attacco più diretto, quindi lì dovete sfoderare tutte le vostre armi di seduzione, dovete invitarla a cena da voi, come sempre. Create un'atmosfera molto intrigante e sensuale, con luci basse, suoni dolci. Indossate un abito molto provocante, ecco, a lui piace, quindi dovete, insomma, apprezzarvi bene. Come si dice, andare con le scarpe da combattimento, i tacconi, tacco 12. Vieni qua, ti prendo io! Ammazza, oh signora, esca fuori dalla porta, grazie. E se volete magari un consiglio che vi posso dare sul vestito, sapete quelli con lo spacco bello, ecco, tipo quelli secondo me sono, vanno bene, ecco. Quindi dovete curare bene anche il trucco e cercare di attirare la sua attenzione. Per il cibo ricordate che lui adora le carni rosse condite con salsine piccanti e ha un debole soprattutto per i dolci alla crema. Quindi dovete adularlo, stuzzicare e magari raccontare anche dei vostri spasimanti che avete avuto in passato, no? Per fargli magari accendere un po' della gelosia, che è molto geloso lo scorpione, quindi non troppo magari, quindi solo giusto un accenno. Come mia Non moglie. esagerare comunque con le bugie e non diciamo vantarsi troppo perché non piace questo comunque. Quindi sempre la verità, sempre onestà e sincerità. Se dovete fargli un regalo, Sì. cercate di fargli qualcosa di personale, tipo un capo di abbigliamento, un profumo, ecco, piacciono molto i profumi, questo lo so, Sì. oppure anche altre cose, ma riguardano la sua personalità. Quindi, accanto ad uno scorpione, potete sperimentare piccanti emozioni, ma anche una grande serenità affettiva. Caro Roberto, Elena ti vuole sedurre. Sto scherzando, aspetta. Bene, partiamo con la donna. Roberto, ci puoi dire se è vero o meno questo Ecco, comunque. Aspettiamo il Roberto. tuo commento. Ecco. Come sedurre la donna scorpione, mia moglie? Io l'ho già sedotta. Andrea, qua ti voglio. Io per sedurla gli ho detto: senti, cara, vuoi sposarmi? Certo, bene, andiamo, ottimo. Allora, Fare una cosa così banale, oh, che... una donna scorpione conosce tutte le armi della seduzione. Infatti, mia moglie ha letto è una furia. E lecite, no, non si dice lecite o no, le usa senza preoccuparsi di quanti feriti lascia sul campo. Ecco, questo io dico sempre a mia moglie. È piena di uomini che le corrono dietro e dice di no. Ecco. Tutto in lei parla di mistero, del modo di camminare, il modo di parlare o guardare. Dietro a tanta sfacciata disponibilità nasconde un animo rigorosamente logico e ben consapevole di voler solo chi sia in grado di garantirle un amore appassionato e totalitario. Grande Andrea, sono migliore di tutti! Allora, corteggiarla apertamente, inviatele fiori, poesie e lettere che la facciano sentire al centro dell'attenzione. Io non l'ho fatto, perfetto. E Male, bene, male, punta in meno qua, ragazzi. invitatela fuori a pranzo o a cena, ma ricordate che essendo pantofolaia preferisce venire a casa vostra. Quindi,
anche a casa vostra, bene. Infatti io e la mia mogliettina ci troviamo molto bene perché siamo pantofolai tutti e due. Lei Mi pre... regalerò le pantofole a tutte e due. Ecco, sì. Lei preferisce guidare il gioco secondo i propri tempi e le proprie regole. Non è molto importante cosa le proponiate, ma come. Quindi il modo di fare, sussurrata, bisogna lasciarla libera di esprimersi e di guidarci. Quindi noi maschietti dobbiamo essere guidati da questa donna scorpione. Tipo, si trasforma in una moderna Lucrezia Borgia. Appena sente l'odore di corna, è finita. Bene. Adora i regali ricchi come un anello di rubino. Amore, non te lo farò mai, non c'ho soldi. Visto come un omaggio. Oh, che bella dichiarazione d'amore. Sì, ma io ti amo! E alla sua bellezza, lasciatevi dolcemente comandare e presto sarà lei a interpretare la parte dell'amorosa schiava. Sì, amore, sei mia schiava! Bene, partiamo con la Vergine! La Vergine, segno di terra, governato da Mercurio, corrisponde alla sesta casa, diciamo, astrologica. Questo settore zodiacale fornisce indicazioni sul tipo di rapporto che si vive con il quotidiano, con il proprio corpo e la salute in generale. Pietra porta fortuna. Anche qui topazio, zaffiro o zaffiro, che non mi corregga la signorina, Zaffiro. ecco che sapevo che mi correggeva, smeraldo. E tormaline o tormaline? Tormaline sarà. Non lo sai tu, però. Bene, adesso signorina Elena Magica deve sedurre l'uomo vergine. Cosa ci consiglia? Allora, e questo è il segno, diciamo, che annovera il più alto numero di celibi, ahimè. Ai ai ai. Quindi per attirare la sua attenzione dovete rinunciare alla vostra ammaliante aria da conquistatrice e assumere il tranquillo atteggiamento dalla ragazza della porta a fianco, quindi ragazza acqua e sapone, come si dice. Ecco, quindi il Vergine, diciamo, è il segno più complicato, perché veramente sono ultra precisi, ricordiamo loro, quindi se non ha le caratteristiche che vogliono loro, non gliela fa. Ecco. Ecco. Dovete mettere in testa questo. Quindi non è un passionale, niente. Niente. Apprezza maggiormente il contenuto di una scatola canica piuttosto che quello di un abito. Bene, Quindi assomiglia un po' ai gemelli potete essere maschi. Ecco, intelligenti, perché le stupide proprio zero. assomiglia un po' al maschio dei gemelli qui, eh? Ecco. Ricordate che il Vergine ha un cervello di prim'ordine, Eccoci. adora le conversazioni intelligenti e soprattutto desidera qualcuno che si lasci istruire. Con Bene. lui bisogna mostrarsi un po' severe e altezzose, pronte a ribattere con la stessa musica le critiche che elargisce più facilmente di un sorriso. Senti, stai Ecco, zitto, hai infatti, ultra sbagliato! criticoni, perché ovviamente, come per loro non è mai niente perfetto, chiaramente devono mettere i puntini sulle Ecco. O i. fare la punta. Apprezza chi sa tenere testa e si lascia conquistare da colei che gioca con le sue stesse armi. Estimatore delle qualità domestiche di una donna, è sempre molto felice di accettare un invito a cena. In questo caso, allora, il vostro appartamento deve essere uno specchio, ovviamente deve essere ultra perfetto, cioè, se c'è una polverina fuori posto, no, siete Comunque, già se scartate. posso dire, questi uomini che abbiamo, diciamo, visto fino adesso sono tutti puntigliosi, cazzo. Cioè, non lo so io. No, ma il Vergine è proprio più di tutti, Ah, perché perfetto. magari lo Scorpione o Sagittario un po' di meno, tralasciano certe cose, ma il Vergine c'è, cioè, se non è tutto a posto, loro veramente sono Ecco, ti ultra smerdano fecchini. subito. Quindi dovete mettere anche ben in vista, diciamo, orologi e pendoli a cuckoo. Il Vergine, diciamo, ha un senso molto diabolico del tempo, ecco, molto fissato. Quando cucinate, preferite piatti semplici tipo carne alla griglia, pasta al burro e pesce bollito. Abbondate invece nei contorni. Curate soprattutto il vostro abbigliamento, ecco, anche qua state attenti, quindi sia al cibo che deve essere cucinato a puntini, anche l'abbigliamento. Dovete usare un abito molto elegante ma non sfarzoso. E non dovete aspettarvi da lui, diciamo, un attacco frontale, tantomeno fatelo voi. Mi Va conquistato scusi, mi scusi. con fermezza. Sì.
Elena, mi dicono dalla regia che l'uomo vergine è il fratello di Marco Puzzolo. Bene, allora. Ecco, e mi dicono anche che è molto puntiglioso, quindi confermiamo la cosa. Vedi? Quindi appunto va conquistato con fermezza e dolcezza, agirato con furbizia e decisione. È un vero, diciamo, gentleman con i guanti bianchi e vuole essere trattato appunto con garbo e cortesia, almeno diciamo nella fase iniziale del corteggiamento. Sì. Solitamente diciamo non desidera ricevere regali perché lo imbarazza molto. Infatti conosco molti vergini che insomma ogni volta che si trovano, ogni volta che faccio i regali, arrossiscono, comunque non sanno come prenderla, ecco, sono molto in questo lato. Comunque, l'imbarazza soprattutto al vergine perché si sente in dovere comunque di ricambiare. E comunque per il suo compleanno potete donargli anche magari qualche oggetto utile, ecco, soprattutto dovete fare dei regali che servono, non quelle cose magari, non so, la fatina che la mettete lì come una statua, quelle cose Ecco, lì, no, un bel non so. coprivater, un bel water nuovo, abbiamo tante cose che possono essere. Qualcosa che devono utilizzare, Ecco, ecco. più di utilizzare di quello ogni giorno ci serve. A me no, perché sono stitico. Conquistare il suo compleanno. Quindi può chiedere molto tempo e tanta energia, quindi dovete essere veramente convinte perché è un osso duro. Quindi potreste sentirvi scoraggiate dall'area di, diciamo, di indifferenza che si porta sempre, ma proprio quando state per gettare la spugna, ecco lì che lui arriva, puntuale, e vi dice magari di sì, ecco. Ecco, ciao, scusami, ma volevo sapere. Sì, va benissimo, dai, andiamo a casa. Sei sposata? Ah, bene, Si è ottimo. fatto il culo Sì. Bene, allora partiamo con la donna vergine. La donna nata. che bella, auguri. Sì, auguri a tutti i maschietti che vogliono andare verso le donne vergini. La donna nata sotto il segno della vergine ha la bellezza che unisce cervello notevole e modo simpatico di conversare. Quindi anche la donna è molto conversatrice, ma deve essere una conversazione piena, come si dice, devi avere sostanza. Comunque, per quanto valga, Intelligente. certo, è difficile trovare la persona giusta, tanto che resta nubile più spesso di altre meno dotate native, quindi nel senso come si dice, come l'uomo, anche questa diventa una vedrana. Bene. E se sapete pazientare anche qui, non bisogna mai scoraggiarsi. La donna vergine bisogna avere pazienza. Dirà sempre no ai primi, quindi bisogna avere veramente costanza e continuare. Corteggiarla anche qui assiduamente, ma evitate le frasi troppo scontate, stupidine. E ciao, vorresti uscire con me? Ecco, queste cose qua no. E i ridicoli complimenti. Giusto? Sì, Ecco. Se, perfetto. non ti sento. Mi devi dare sostegno qua, se no. La vergine perde la propria timidezza e brilla per sagacia e umorismo quando si sblocca. Portarla a concerti o visitare musei è per lei un vero piacere. Parla con competenza di arte e musica. Quindi, niente locali troppo appariscenti, prima cosa, o ristoranti costosi, lei non gliene frega niente. Lei si preoccupa, diciamo che lei è una che si preoccupa dei soldi, quindi del conto salato, anche se pagate voi. La costante paura di perdere la tranquillità economica la porta a guardare con sospetto ogni genere di spreco. Quindi sei una braccina corta. Bene, piena Ah, de sì, bori. Ecco, assolutamente. piena de bori no, e, no, e non spende niente. Magnifico. Beh, bella donna vergine. Non è mai Ma dai, troppo. ho tante amiche della Vergine, non risultare. No! Bellissime, fantastiche ragazze! Allora, non è mai troppo facile convincerla a salire a casa vostra per un drink. No, con lei bisogna usare tutto e soprattutto furbizia. Una bella. Bisogna farlo ubriacare, insomma, per portarsela a casa. Lei, anche lei, è puntuale ed efficiente. Arriverà con una borsa piena di medicine e tanto terapeutico amore per voi. Bene! Un'infermiera nata. Sarà per via del suo complesso di inferiorità o della sua anima sensibile. È proprio così. A questo punto basterà una carezza per accendere la sua passionalità. Ricordate che per dare il meglio di sé ha bisogno di un amore vero e reale. Le paroline dolci
fanno piacere, ma lei preferisce comunque leggerle così in un messaggino. Ma per lei contano i fatti, quindi non paroline, solo fatti. Come si dice? Fatti, non pugnette. Ecco, Appunto. ecco. E anche per oggi abbiamo finito il nostro consueto appuntamento della nostra trasmissione speciale. Ce E l'abbiamo fatta, un Yuhu! Ringraziamo quindi ancora la mamma di Marco Direttore. Marco Direttore, ringraziamo il fratello di Marco Direttore, che anche lui è un vergine. Ringraziamo soprattutto Roberto De Angelis, di RDA Radio 1, Scorpionaccio, e mia moglie, che è scorpioncina. Puoi fare anche tu qualche saluto, Elena? Io volevo salutare le mie amiche Sagittari, i miei amici Sagittario, e i miei molti amici Scorpione, perché ne ho tanti di Scorpione, anche alcune Scorpione, e la mia amica Vergine Veronica e anche gli amici Vergine. Ciao a tutti! Grazie ancora a tutti dell'ascolto su Radio Bomber, Friuli Venezia Giulia. E ricordiamo sempre di ascoltarci nella nostra stazione radio, web radio anzi, con il nostro caro direttore, il nostro caro nuovo assunto Nicolas e il nostro Davide di Col TG Sportivo e qui presente Andrea Camerini e Elena con l'oroscopo, io con TG Nazionale e varie rubriche. Ancora grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti. E in finale ricordiamo, scusate, la puntata di domani della rubrica Triestino e Friulano, perché ci punzecchia il nostro direttore e ci dice di ricordarlo. Triestino versus Friulano con il nostro direttore ed io. E domani ci sarà una specialissima incontro con Elena che obbligherò a venire in rubrica ospite. Buona giornata a Ah, tutti. grazie. Ecco, prego. E ancora buon lunedì e buona domani, buona giornata di festa, allora. Grazie.